Buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di stile e in particolare vi do alcuni suggerimenti per scegliere i jeans che fanno al caso vostro. Il jeans è quel classico indumento che abbiamo tutti nel nostro armadio, però spesso e volentieri il jeans diventa anche quell'indumento che ci fa un po' venire i grilli per la testa, perché non sempre riescono a valorizzare la nostra fisicità. E quindi adesso vi svelo qualche piccolo trucchetto per trovare il jeans ideale per voi. Ma prima vi ricordo, se ancora non foste iscritti, di iscrivervi al canale. Trovate giù il tastino per l'iscrizione e venite anche a seguirmi su Instagram, mi trovate come chiaraluna-mua. E ora iniziamo pure. Prima di tutto parliamo di vita. Pantalone a vita alta, pantalone a vita media, pantalone a vita bassa, quindi come e quando scegliere. So che spesso sentite, è sempre meglio scegliere la vita alta. Allora, partiamo dal presupposto che non esiste una regola universale che vada bene per tutti i fisici, perché ogni fisico ha le sue peculiarità e ha le giuste forme per poter essere valorizzato. Quindi la vita alta sicuramente starà molto molto bene a chi ha un baricentro un po' più basso, che significa che ha delle gambe un po' più piccole, un po' più corte rispetto alla lunghezza del busto. E quindi la vita alta andrà proprio ad allungare otticamente le gambe, regalando questo stacco di gambe molto molto più lungo, ovviamente andando a bilanciare quindi busto più lungo e gamba più corta. Se invece avete già una gamba molto molto lunga, è inutile andare a utilizzare un pantalone a vita alta, perché non farete altro che allungare ancora di più la gamba e accorciare ancora di più il busto, che in genere per chi ha già un baricentro molto molto alto, quindi ha una gamba molto lunga, il busto tende ad essere un po' più piccolino. Quindi in questo caso è meglio preferire una vita bassa o al massimo una vita media. Quindi queste sono, per sommi capi, i due aspetti che dovete tenere in considerazione. Adesso andiamo a vedere effettivamente per le varie fisicità quali sono i jeans migliori. Vi menzionerò quelli che sono le tipologie di jeans più comuni, quelle che diciamo conosciamo un po' tutti e che si trovano di più in giro, che vengono anche molto utilizzati. Partirei proprio dagli skinny jeans, quindi questi jeans molto molto aderenti, che li vediamo in tutti quanti i formati, quindi vita bassa, vita media, vita alta. Questi jeans, essendo così aderenti alla figura, che fasciano proprio la figura, che sembrano quasi dei leggings alcuni per quanto sono fascianti, alcuni sono anche una percentuale molto elevata di elastene, quindi sono anche molto elasticizzati. Cosa fanno? Vanno proprio ad evidenziare tutte quante le forme e quindi vanno a donare proprio del volume. Quindi sono ideali soprattutto per quelle fisicità più androgine, quindi quelle che fanno parte della figura rettangolo, della figura triangolo inverso, che in genere hanno le gambe molto molto sottili. Se ad esempio siamo un triangolo, la cosiddetta pera, oppure una clessidra, le altre figure che tendono ad avere un po' più di forme, un po' più di fianchi, e vogliamo accentuare le nostre forme, allora possiamo scegliere proprio questa tipologia di jeans, però mi raccomando, sceglietela a vita alta, perché ovviamente la vita alta andrà ad allungare la gamba e quindi evidenzierà sì le vostre forme, però nello stesso tempo andrà a creare anche un effetto molto snellito. Mostro ad esempio un pantalone skinny, come potete vedere, molto molto aderente alla figura, ma anche molto a vita alta. Tutti i pantaloni che vi mostrerò io, miei personalmente, sono a vita alta perché vanno a valorizzare ovviamente la mia fisicità.
Come vedete, questi qui hanno un lavaggio medio, medio chiaro, con delle schiariture. Ovviamente queste schiariture andranno a creare un focal point proprio sulla zona della coscia e andranno a dilatare un pochino proprio la zona della coscia. Quindi, se vi piace questo effetto di evidenziare la vostra gamba, sicuramente questo può essere un giochino di colori che fa per voi. Altrimenti scegliete uno skinny jeans che sia di lavaggio più scuro, dal medio scuro all'oscurissimo fino al nero, che va proprio a dare un effetto molto snellente. Passiamo poi ai jeans a gamba dritta. Esempio, questo qui, vedete, non sono strettissimi, ma cadono proprio vicino, accostati alla gamba, alla fisicità, però senza stringere, quindi non sono skinny, ma sono appunto un gamba dritta. Diciamo che possono assomigliare un po' al pantalone capri, tra il pantalone capri e il pantalone sigaretta. Questa tipologia di jeans sta sicuramente benissimo alla fisicità rettangolo, diamante, triangolo inverso, perché hanno appunto le gambe molto molto sottili e quindi va proprio a valorizzare questo tipo di fisicità, e in questo caso il consiglio è quello di sceglierli a vita media oppure a vita bassa. Un'altra tipologia di jeans che vediamo tantissimo è quella cropped, quindi quella che è tagliata o all'altezza del malleolo o anche addirittura sopra il malleolo. Questa tipologia di jeans dovete fare un po' attenzione, perché ce ne sono un po' di tutte quante le forme, però dovete fare attenzione perché, essendo cropped, quindi c'è questo taglio in orizzontale che è in automatico va ad accorciare un po' la gamba, quindi mi raccomando, rifatevi a quello che vi dicevo prima per quanto riguarda il baricentro, e se volete comunque creare un effetto gamba allungata e avete la gamba un po' piccolina, però non volete rinunciare al pantalone cropped, allora quando poi lo indossate cercate di magari mettere un tacchetto, non serve un tacco alto, bastano anche 2-3 cm, e scegliete una scarpa color nude, perché in questo modo si crea comunque continuità cromatica con il resto della caviglia e dà appunto un effetto allungato. Abbiamo poi i boyfriend jeans. I boyfriend jeans sono sicura che molti di voi li ameranno e molti di voi li odieranno. I boyfriend o li amate o li odiate. Io personalmente li adoro, mi piacciono tantissimo, ne ho diversi. E mi piacciono anche quelli che sono appunto cropped, con il risvoltino. Mi viene tanto in mente mia nonna ogni volta che metto questi tipi di pantaloni con risvoltino, perché dice: cos'hai, l'acqua a casa? Classica battuta. E questi qua, come vedete, sono sempre a vita alta, a vita molto molto alta, e hanno un lavaggio medio chiaro. Il pantalone boyfriend diciamo che sta bene un pochino a tutte, sta bene sia alle fisicità più magroline, quindi quelle che hanno delle gambe molto molto sottili, che in genere, come appunto vi dicevo, sono la rettangolo, la triangolo inverso e la diamante, però stanno anche molto bene a quelle fisicità che hanno già un po' più di curve, quindi hanno già i fianchetti, il lato B un po' più pronunciato, un po' più tondo, perché vanno proprio ad in qualche modo scivolare su queste figure, quindi vanno un po' anche a camuffare quelle rotondità. Perciò possono essere dei pantaloni anche molto strategici, mi raccomando però sempre a vita alta. Sulla linea d'onda dei boyfriend jeans ci sono poi i mom fit. I mom fit jeans sono un'altra tipologia di jeans che mi piace personalmente tanto. E sono sostanzialmente dei pantaloni, vedete, molto, molto dritti, molto morbidi. Io ovviamente, come vi dico, sempre a vita alta. E anche i mom fit, così come i carrot jeans, ve li faccio vedere. I carrot jeans sono ad esempio questi qui, vedete?
hanno questa forma appunto che si allarga qui, parte stretta, si allarga proprio sulla zona del fianco e poi scende di nuovo dritta e più stretta, proprio a forma di carota, ecco perché carrot jeans. Ovviamente di queste tipologie di jeans, sia mom, sia carrot, sia i boyfriends, ci sono vari fit, quindi quelli più morbidi, quelli più larghi, così come quelli un po' più skinny. Anche in questo caso i carrot jeans stanno veramente bene un po' a tutte le fisicità, proprio per il discorso che vi facevo prima dei boyfriend. Un'altra tipologia di jeans che si vede tanto sono i flare, sono appunto quelli che sono o all'altezza del malleolo, mai più su del malleolo, e scendono dritti fino al ginocchio per poi allargarsi un pochino. Ci sono i flare che si allargano un pochino di più, i bot cut che sono invece sulla stessa tipologia del flare, però un pochino più stretti. Poi abbiamo proprio quelli a zampa che hanno veramente proprio questa apertura, quindi sempre stretti fino al ginocchio, poi questa apertura che scende molto più ampia. Queste tipologie di jeans sono veramente spettacolari sulle fisicità che hanno i fianchi un pochino più pronunciati, quindi per le triangolo, per le clessidre, per le 8, ovviamente sempre la scelta della vita alta, perché in questo modo va proprio a slanciare tantissimo la figura, proprio per questo suo effetto che è più stretta sul fianco e poi si va a allargare verso la fine, va proprio a compensare e quindi a riproporzionare l'ampiezza un po' più tonda del fianco. Ovviamente questa tipologia di modello che vi ho detto, queste tre tipologie ultime che vi ho detto, necessitano per forza del tacco. Anche qui non serve il tacco di 8 cm, basta un tacchetto di 3-4 cm, 2-3-4 cm il gioco veramente a lunga gamba chilometrica è fatto, quindi mi raccomando. Se avete una invece silhouette che ha già il fianco stretto, quindi in genere una rettangolo, una triangolo inverso oppure un ovale o diamante, che dir si voglia, questa tipologia di pantaloni potrebbe andare a stringervi ancora di più il fianco, quindi fate un attimo attenzione, magari soprattutto per le triangolo inverso, che in genere hanno comunque già una spalla, una parte superiore, una parte toracica molto sviluppata, andare a creare una zona del fianco ancora più stretta potrebbe andare a sbilanciare maggiormente la figura, quindi qualche piccola accortezza ci vuole in questo caso. Le ultime due tipologie di pantalone che propongo, di jeans che vi propongo, è quella palazzo oppure le culotte, e in questa troviamo anche la gonna pantalone. Queste tipologie di jeans rimangono nella versione a vita alta estremamente femminili, quindi veramente sono ideali sia per le figure che già hanno delle curve, sia per quelle figure che invece sono un po' più androgine. Anche questi, portati in un lavaggio scuro e con un po' di tacchetto, slanciano tantissimo la figura. Se avete già una gamba molto alta, molto lunga, allora potete utilizzarle con una maglietta lasciata fuori, uscire fuori dal pantalone, in modo da riequilibrare busto e gamba. Tra l'altro quelli culotte, che sono leggermente più corti come modello, sono comunque perfetti, possono essere anche portati senza tacco perché tendono ad essere comunque più sportivi. Se portati ovviamente a vita alta, assolutamente, anche se sono più corti, non tagliano la figura, non abbassano la figura, anzi tendono comunque a slanciarla.
Io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia in qualche modo un po' delucidato come poter scegliere i jeans, quali jeans sono, quali modelli di jeans vanno bene e come, diciamo, questi piccoli trucchetti anche per poter utilizzare tutte le varie tipologie, anche se magari la nostra fisicità non è proprio prettamente valorizzata con quel tipo di modello. Se avete delle domande, delle curiosità al riguardo, come sempre, lasciate tutto quanto nei commenti, io vi leggo, vi rispondo con tantissimo piacere. Fatemi sapere se avete un modello preferito, quello che indossate sempre, o se magari c'è qualche modello che proprio non vi piace e che non mettereste mai. Sono molto curiosa di sapere, perché io sono un amante dei jeans, per me è un capo must che non può mancare in nessun guardaroba. Intanto io vi saluto, vi auguro un felice e sereno fine settimana, vi aspetto settimana prossima con un nuovo contenuto. Ciao!